Amici di Sorseggiando, bentrovati, bentornati. Ricominciano le nostre trasmissioni, ricomincia Sorseggiando dove? Dal mio posto del cuore, il Merano Wine Festival, quest'anno alla 32esima edizione. Un'edizione che ritorna un po' alle radici perché quest'anno finalmente, dopo tanti anni, tutti i produttori saranno presenti per tutti i giorni del festival, quindi sarà una grandissima kermesse, ospiti nazionali, internazionali, produttori nazionali e internazionali. Una cosa molto interessante. Merano oggi è baciata dal sole, è bellissima, la gente, c'è tantissima gente in giro, si sta benissimo, il passiglio è molto pieno, fa tanto rumore ma è bellissimo vederlo ed ascoltarlo, e noi ci accingiamo poi a entrare al Merano Wine Festival per cominciare le nostre degustazioni virtuali per voi, ma fate bene per noi. Il tema di quest'anno sarà il respiro e il grido della terra. Come dice Helmut, dove l'uomo non accarezza il territorio in cui vive, la terra risponde con devastazioni e travolgimenti come abbiamo assistito in questi ultimi anni. È vero. E cosa possiamo fare noi nel nostro comparto viticolo per aiutare in questo frangente? Beh, vedremo oggi cosa dicono i nostri amici produttori. Andremo anche a scoprire i nuovi vini premiati da Helmut. Platinum, Next Platinum e le due nuove menzioni, Unique e Iconic. I Platinum sono tutti vini che hanno superato i 95 centesimi. Next Platinum sono, una speranza per il futuro, i prossimi Platinum. Unique invece è un vino che andrà a rappresentare particolarmente un territorio, un metodo di produzione, un vitigno, un metodo anche di agricoltura, tipo la viticoltura eroica. E poi abbiamo Iconic, i vini che sono presenti sul mercato almeno da 25 anni, prodotti da aziende presenti da almeno 50 anni, quindi veramente delle icone nel mercato nazionale e internazionale. E quindi, bando alle ciance, andiamo a degustare, seguiteci! Veniamo dalla zona del Prosecco, siamo nel cuore della DOCG Conegliano Valdobbiadene, ma io trovo col Vettorazze, che è una delle cantine storiche della nostra denominazione, e vuoi che non mi fermo con Laura, che è la loro responsabile commerciale, per fare due chiacchiere, a parte che ho assaggiato i loro prodotti e come al solito sono ottimi, buoni, fatti bene, una sicurezza assolutamente al 100%, ma sentiamo Laura. Quest'anno il Merano Wine Festival ha come tema il respiro e il grido della terra. Col Vettorazze come si pone riguardo alla sostenibilità e alle cure green per i vigneti? Allora, noi cerchiamo di lavorare chiaramente nella maniera più sostenibile possibile, chiaramente. Noi lavoriamo soltanto nelle colline del Valdobbiadene di OCG, quindi è tutta una vendemmia raccolta a mano e con tutte le attenzioni. Uno dei tre titolari della nostra azienda è proprio un agronomo che segue questa parte, no? Quindi noi abbiamo uve di proprietà e anche conferiteci da diversi piccoli viticoltori della zona, che controlliamo proprio in maniera molto severa, no? Per far sì che i nostri vini possano permettervi di assaggiare il frutto, no? Tra l'altro, nelle nostre rete etichette troverete sempre vini senza collaggio, no? Questa è una dicitura che noi riportiamo proprio in etichetta, perché non viene fatto nessun tipo di trattamento alle nostre uve da quando l'uva arriva appunto in cantina. L'unica trasformazione che noi facciamo è fisica meccanica attraverso travasi e batonage. Quindi diciamo che tutto il sistema, ecco, di lavoro della nostra azienda verte proprio ad essere più sostenibile possibile. Allora, io la lascio perché la vedo che si sta emozionando, ma sto assaggiando il loro Cartizze Dry. Sei emozionata anche tu? Mi sono emozionata perché il Cartizze non è facile trovare un Cartizze Dry bello, fatto bene, e quindi col Vettorazze è sempre una sicurezza, ma d'altra parte hanno i vigneti sull'anfiteatro di Cartizze, quindi non possono non fare bene il vino. Visto che quest'anno il Merano Wine Festival ha come tema il respiro e il grido della terra, io ho cercato un po' le aziende che possono essere più sostenibili, che più possono aiutare il nostro pianeta Terra e nel nostro piccolo, la nostra viticoltura, a essere sostenibili. E ho trovato Nicola Biasi, che produce vitigni resistenti. Sono qui con lui, è il titolare di una rete di aziende che, ve le racconta direttamente lui. Nicola, benvenuto a Sorseggiando. Grazie. Mi racconti un po' la vostra storia? Volentieri. Biasi è una rete di impresa che nasce 2 anni fa dalle 6 aziende fondatrici
e aziende situate fra Friuli, Veneto e Trentino, compresa la mia in Alta Val di Non, qua in Trentino. L'obiettivo è sulla carta semplice, perché è produrre vini di grandissima qualità con una sostenibilità reale e concreta, cosa che purtroppo non succede sempre. La parola sostenibilità è molto abusata, qualsiasi sito internet che apriamo sostenibile, poi gli chiedi come, ma mimmo. Noi come lo facciamo? Con i vitigni resistenti. Sono queste varietà che in maniera naturale, sono degli incroci fatti per impollinazione, sono resistenti alle malattie fungine. Questo in termini pratici cosa significa? Che invece di fare 15-20 trattamenti all'anno nella zona del nord-est Italia, li riduciamo l'impronta del carbonio del 40% e la water footprint del 70%. Sono numeri veramente importanti. Però la cosa più importante, che secondo me viene prima, è, oltre al rispetto del territorio, della natura dove lavoriamo, la qualità dei vini. Le persone bevono i vini di qualità, i vini buoni. E qui a Merano abbiamo due vini fatti proprio dalla rete, che sono l'assemblaggio di almeno un vino di una delle aziende o fondatrici o di tutte quelle che abbiamo, e il Vin della Neo, che è il vino icona dei vitigni resistenti, è quello che ha voluto provare a dimostrare che da questi vitigni si possono fare grandissimi vini che non temono il confronto con i vini tradizionali. Io sto bevendo Renitence, che è un assemblaggio di Johanniter, Solaris, Sauvignon Gris, più altre varietà Piwi in minori percentuali. Io conosco Solaris per conto mio, perché nella nostra zona ci sono due o tre aziende che producono Solaris in purezza, l'ho sempre apprezzato e sono venuta a cercare Nicola e la sua azienda per sentire le sue idee. Cosa rappresenta per voi essere qui a Merano Wine Festival? Beh, è un grandissimo onore, soprattutto perché da 3 anni siamo nei banchetti, quelli veri del Merano. Cioè, all'inizio eravamo con le singole aziende il venerdì nel biologico, biodinamico, eccetera, va benissimo per partire, però noi volevamo misurarci con gli altri. Io dico sempre, i vini da vitigni resistenti devono essere buoni non tra i vini da vitigni resistenti, devono essere buoni in assoluto, perché il confronto è globale, è mondiale, e sono vini come gli altri. Siamo contentissimi, tant'è che il Renitens, che è nel bicchiere, quest'anno era candidato Platinum. Non abbiamo raggiunto il Platinum, ci riproviamo il prossimo anno, però già essere nella rosa dei 100-120 vini migliori d'Italia per il Merano Wine Festival è una soddisfazione enorme. Beh, ci credo, ma infatti il vino è ottimo, è piacevole, fruttato e è veramente fresco da bere, è veramente piacevole da bere, e quindi io ti auguro di essere sempre presente qui al festival e di continuare così a essere resistente nel sostenibile. Grazie mille, è stato un piacere. Mi sono fermata qui alla Cavalchina, siamo a Somma Campagna. Vino bianco fermo, bianco di Custoza, ma ce lo racconta Francesco. Tra l'altro gli ho fatto uno spoiler. Lui è questo vino sarà un next platinum, quindi è una speranza per il futuro. Per il futuro potrebbe essere un vino platinum, quindi vedremo come svolgerà il prossimo anno. Ma intanto, ciao Francesco, benvenuto a Sorseggiando. Mi hai raccontato una bellissima storia di famiglia. La Cavalchina, siete a Somma Campagna e siete una famiglia di ingegneri che poi siete diventati produttori di vino. L'azienda viene fondata da mio bisnonno nel 1947. E mio bisnonno era una persona molto eclettica, e commerciava in calciatori, commercio di pellami. Noi facevamo cuoio rigenerato, questo era il nostro business principale, quindi a matrice un po' ingegneristica, ecco. Mio nonno si è appassionato al mondo del vino, noi utilizzavamo la cantina come, diciamo, posto dove ospitare i nostri clienti del cuoio. Infatti la cantina sorge proprio sopra la vecchia fabbrica, e quando mio padre deve entrare in azienda del cuoio, diciamo che l'ambiente non gli piace troppo. E è a inizio anni 80, il mondo sta cambiando, la concorrenza in quell'ambito è molto forte, e quindi c'è la scelta, nonostante mio papà avesse studiato ingegneria e chimica proprio per essere più sul pezzo,
cambia completamente mondo. Vendiamo la ditta di cuoio rigenerato e passiamo al vino a tempo pieno. Quindi questo è il primo aspetto. Arriva mio zio, anch'esso ingegnere, e 5 anni fa arrivo anch'io ingegnere, ecco. E quindi abbiamo un approccio molto metodico e molto razionale, e siamo molto molto attenti agli aspetti qualitativi e scientifici di questo mondo, ecco. Mi hai raccontato anche di una particolare procedura con cui vinificate. Me la dici in 2 parole brevi? Allora, per estrarre più aroma e avere più concentrazione abbiamo preso un'idea che è l'ice wine, solamente non avendo le condizioni congeliamo l'uva in una cella e dopo la pressiamo uva intera. In questo modo otteniamo più concentrazione e più aromi andando a rompere la buccia. E in effetti io ho bevuto il loro Amedeo Bianco di Custoza e c'è proprio tutta questa concentrazione appunto di aromi, è veramente molto piacevole. Ma chi era Amedeo? Amedeo è principe di Savoia, ferito nella terza guerra d'indipendenza 1866 a Custoza, ovviamente persa perché da italiani non ne abbiamo vinta una. Incontrare finalmente dopo tanti anni e poterlo intervistare Stefano Pola di Andreola, beh, per me è una soddisfazione, perché Andreola forse è stato uno tra i primi prosecchi che ho apprezzato nella mia carriera di sommelier, e quindi, e poi ho lavorato tantissime volte anche su con Stefano e eccetera. Quindi cosa rappresenta per te essere presente al Merano Wine Festival? Intanto buongiorno a tutti. Partecipare al Merano Wine Festival vuol dire comunque essere presente in una manifestazione importante per il settore vino, in quanto comunque è sinonimo di eccellenza, e quindi essere messo all'interno di un gruppo di aziende di eccellenza per me è grande soddisfazione, e anche per il territorio di Valdobbiadene lo è. Quest'anno il tema di Merano è il respiro e il grido della terra, quindi ancora una edizione votata alla sostenibilità, a quello che possiamo fare noi nel nostro ambiente per la sostenibilità. In quale maniera si muove Andreola nell'ambito della sostenibilità? Beh, cerchiamo di essere dal punto di vista energetico, per esempio, totalmente sostenibili, quindi autosufficienti nella produzione con un fotovoltaico molto importante, e quindi essere puliti anche da quel punto di vista. E poi con un peso vetro, per esempio, sulle bottiglie minore, in modo da anche lì da salvaguardare il più possibile, e altri piccoli aspetti che compongono poi in tal senso un qualcosa di più importante. Ok, perfetto. Allora, mi hai versato io lo dico così, molto semplice, il Nazareno, sì. Ma raccontamelo un attimo te, visto che è una tua novità. Allora, è un prodotto che abbiamo presentato quest'anno, è appena uscito, è un Valdobbiadene di OCG, extra dry, quindi la versione, diciamo, quella più importante del nostro territorio, dove il nostro vino è, diciamo, si è fatto conoscere. È una bottiglia rievocativa dei primi 40 anni d'azienda, e quindi è una bottiglia che alla fine rappresenta 40 anni di storia. Nella bottiglia troviamo proprio appunto i momenti salienti della storia aziendale. Nazareno Pollack, per esempio, che è il fondatore, il Dirupo, che è la nostra prima etichetta prodotta, e tanti altri elementi, tipo l'anno di nascita dell'azienda, e il vecchio logo come era messo una volta, e tanti piccoli aspetti. In Friuli, il bello di Merano è anche questo, si può viaggiare lungo l'Italia e anche all'estero in un battibaleno. Le vigne di Zamò, sono qui con Riccardo, il commerciale dell'azienda, e mi sono fermata con loro perché ho trovato un vino che a me piace bere esattamente come lo fanno loro, quindi del suo colore naturale, ma ve lo racconta lui. Ciao Riccardo, benvenuto a Sorseggiando. Ho assaggiato il Pinot Grigio, raccontamelo. Allora, il Pinot Grigio Aramato è, diciamo, la nostra idea per rappresentare al meglio il prodotto, che è praticamente un Pinot Grigio che fin da anni fa è sempre stato fatto in questo modo qua. Quindi praticamente poi si è trasformato in quel Pinot Grigio che tutti conosciamo noi, che è, insomma, il classico Pinot Grigio bianco.
lo posso dire, è un pino grigio slavato, sì. Cioè non rappresenta secondo me la realtà del pino grigio, che è questa, insomma, questo colore. Ecco, prima di allora si faceva in questo modo qua, con un periodo di macerazione che noi facciamo dalle 6 alle 8 ore di macerazione in pressa durante la notte, e si ottiene un colore, insomma, aranciato, che ricorda un po', insomma, come si faceva ai vecchi tempi, anche perché la stessa varietà lo permette, avendo, insomma, comunque del colore all'interno della sua voce, esattamente. Come lavora Vigne di Zavò per la sostenibilità? Allora, direi innanzitutto che noi dal 2021 siamo certificati bio, quindi quello è stato un passaggio dovuto e doveroso, che impiega tanto tempo, perché non è la fogliolina che c'è sul retro, non è che arriva in immediato, ci sono tante ore di lavoro dietro e tanti giorni di lavoro, quindi quello è stato già un passaggio fondamentale. Non ancora tutti i vini lo sono, ma lo diventeranno, il pino grigio ramato lo è già, e si spinge sempre di più verso questa direzione qua. Se ci saranno altre certificazioni da fare, proveremo a farle, per il momento, ma già essere bio è essere onorati di questa cosa. Ecco. E beh, come non essere concordi con Riccardo e con le sue affermazioni. Io nel frattempo sto degustando il ramato di pino grigio, lo trovo aderente alle mie aspettative di pino grigio, sia per colore che anche per quanto riguarda il gusto, perché è un gusto pieno, croccante, soddisfacente. E quindi Riccardo, ti auguro una buona continuazione per Merano Wine Festival e ti ringrazio per aver partecipato. Grazie, io, è stato un piacere. La tappa qui in culinaria, nell'arena gourmet del Merano Wine Festival, è d'obbligo. E io ogni anno cerco di trovare qualcosa di particolare, qualcosa che mi stuzzichi, a parte il gusto e l'olfatto, ma anche tutto il mio essere. E ho trovato Gianni Onorato. L'azienda è la Alma Deluxe. Siamo a San Giorgio al Cremano, dove nasce Massimo Troesi, ma come mi dice giustamente Gianni, ora nota per l'azienda Alma Deluxe. E loro fanno dei liquori molto particolari, che io, di cui mi sono innamorata immediatamente, e quindi adesso chiedo a Gianni un paio di cose. Allora, caro, come vi è venuta in mente l'idea di fare questi liquori così particolari? Io ho assaggiato marinara, sì. Ma spiegamelo te cos'è marinara, perché se lo dico io non ci crede nessuno. Allora, in realtà il liquore alla marinara è un liquore che riprende i gusti della pizza marinara classica napoletana, quindi è fatta con un pomodoro, il classico pomodoro delle pizzerie, con basilico, rosmarino e una puntina d'aglio. I liquori sono assolutamente naturali e con un mix corretto di questi ingredienti è venuto fuori il gusto preciso della pizza marinara. Quindi sembrerà di bere una pizza. Ma in effetti io l'ho assaggiato e mi sembrava veramente di avere in bocca la pizza marinara. E la signora che mi ha servito... La signora Alma che mi ha... ex macchina dell'azienda. Appunto, immaginavo. Ma la signora che mi ha servito giustamente mi fa: come la conosce lei la pizza marinara? Ma io vengo dal Veneto, noi nel Veneto la facciamo in maniera differente la pizza marinara, quindi gli ho dato gli ingredienti sbagliati. Poi quando l'ho assaggiata in effetti era quella vera. Io ho assaggiato anche il liquore allo zafferano, perché io amo il liquore allo zafferano, che però non c'è solo zafferano dentro. Mi racconti anche questo? Sì, assolutamente, anche questa è una sperimentazione discretamente simpatica. Abbiamo affiancato al gusto netto dello zafferano, che è discretamente verticale, una punta d'arancia. Questa arancia lo rende un po' più rotondo, forse più adatto ad un palato, perché bere lo zafferano, ecco, anche se il gusto è molto buono, perché tutti conosciamo quelle che sono le essenze di zafferano, quindi quelle che sono i profumi e i sapori dello zafferano, ma con questa punta d'arancio diventa tutto più gradevole, più scivoloso al palato, se posso usare questo termine. Ma in effetti è vero, bevendo questo liquore allo zafferano
si può sentire sì sicuramente la presenza dello zafferano, ma anche una presenza come di bucce di arancia amara, e poi questo aggiunta di peperoncino che mi descrivono, sì, che amplifica un po' tutti quanti i gusti. Ultima domanda: cosa rappresenta per voi essere qui a Merano Wine Festival? Il Merano Wine Festival è una delle manifestazioni per noi più importanti. Non voglio dire che ci prepariamo durante tutto l'anno per venire a questa manifestazione, ma le posso assicurare che molto del nostro tempo è dedicato alla preparazione di questo evento. Immagino, certo. Questo è uno degli eventi che ci permette di guardare oltre Alpe, quindi tutti quelli che sono i paesi fuori dall'Italia. Devo essere sincero, non per piaggeria, ma l'evento è sempre ben organizzato e quindi ci porta sempre delle grandi soddisfazioni. Ho trovato Alessandro, che adesso vi racconterà la sua azienda e i suoi prodotti. Mi sono fermata da lui perché ho visto la Sambuca, e siccome io sono particolarmente amante della Sambuca per origini familiari, mi sono fermata ad assaggiare la Sambuca e mi ha fatto assaggiare anche gli altri suoi prodotti, sono tutti quanti buonissimi, e quindi ho detto vabbè, va, sentiamo cosa ha da raccontarci. Alessandro, sì. Benvenuto a Sorseggiando. Grazie mille. Raccontaci la tua azienda. Allora, io sono Alessandro Izzi, rappresento la quarta generazione della nostra azienda, con mio fratello, la fabbrica di liquori Izzi a Fondi, in provincia di Latina, e quest'anno compiamo 120 anni, quindi proprio di storia della fabbrica, e produciamo liquori, nello specifico amaro, come dicevi, Sambuca al caffè. Abbiamo quindi il prodotto di nascita del nostro liquorificio, è l'Amaro Herbes, che è un amaro fatto da 40 tipi di erbe, radici e semi, tra cui predominano china, rabarbaro, genziana, camomilla, menta e altre radici e erbe officinali. Contiene un piccolo quantitativo di zucchero, quindi il nostro amaro è un amaro, 7% di zucchero. Ve lo confermo, è decisamente amaro. Decisamente amaro. E lo proponiamo in due versioni: la versione classica, che è questa che dicevo, che fa acciaio, 7% di zucchero, e la versione riserva, che è invecchiata in botti di rovere di Slavonia per un anno, non contiene zucchero, quindi è quello che tu dicevi giustamente, che è veramente amaro, molto, e contiene il doppio quantitativo di estratto di erbe. Continuiamo con i nostri prodotti della tradizione italiana, quindi la Sambuca classica e la Sambuca Premium. Beh, la Sambuca è veramente spettacolare. Io che sono una perfezionista della Sambuca, perché mamma è nata nella zona della Sambuca, eccetera, vi devo dire che questa Sambuca è veramente buona. Piacerebbe pure a mamma, quindi il che se passa quell'esame, direi infatti, che l'esame delle mamme è sempre quello più importante. Da testare, no? Infatti. I nostri prodotti poi sono particolari, perché le materie prime che utilizziamo sono materie prime biologiche, essendo prodotti biologici, quindi utilizziamo un alcol di frumento tenero biologico italiano, okay, un zucchero da barbabietola italiano biologico, e anche gli estratti sono anch'essi biologici. Quindi la versione, la Sambuca classica bianca, che è questa versione premium, e poi c'è la versione al caffè con un estratto di anice stellato e estratto di caffè. Questi sono i prodotti che stiamo presentando qui a Merano. Quest'anno il tema di Merano è il respiro e il grido della terra. Sì. Un ulteriore allarme verso e consiglio verso la sostenibilità. Cosa fate voi per la sostenibilità? Ecco, proprio riguardo questo argomento, a cui siamo molto sensibili, noi abbiamo deciso, nel rinnovare ed avere anche questo prodotto biologico, abbiamo rinnovato anche il nostro packaging, che ad oggi diventa, come ti posso mostrare, una bottiglia in vetro 100% riciclato. Tappo è un agglomerato di sughero riciclato e carboni attivi, privo di colle, e anche l'etichetta è fatta da fibre alternative, in questo caso fibre di cotone. Quindi cerchiamo anche nel packaging la sostenibilità del prodotto e sposiamo appieno il tema del Merano Wine Festival. E probabilmente è proprio per quello che siete anche qui al Merano Wine Festival. Alessandro, i tuoi prodotti mi sono piaciuti tantissimo. Grazie. Io vi auguro di continuare a essere presenti al Merano Wine Festival e di continuare con la vostra attività. Ti ringrazio per aver fatto l'intervista con noi e buon proseguimento con Merano Wine Festival e buon proseguimento. Grazie. Anche a voi. Grazie. Wine Hunter Area,
dove ci sono i vini premiati in questa edizione del Merano Wine Festival. Sono circa 400 etichette, ci sono tutti i miei colleghi, la FISAR, delegazione di Treviso nella rappresentanza di Katia, ma la FISAR a livello nazionale. Dimmi la tua impressione. Allora, ti dirò che la maggior parte delle persone arriva preparata, sanno cosa vogliono bere. Benissimo. Arrivano già o chiedendomi direttamente il vino, addirittura il numero, molti, oppure chiedono di fare un percorso di un vino in particolare. C'è qualcuno che vuole fare lo spumante metodo classico, qualcuno vuole fare dei rossi magari pieni, qualcuno invece i bianchi particolari, molti chiedono vini particolari, strani e difficili da trovare. Anche perché nella Wine Hunter Area la caratteristica è proprio che vengono premiati anche i vini non convenzionali e quindi si ha la possibilità, trovando anche il sommelier a disposizione, di poter fare un percorso gustativo non indifferente. Bene, senti, le etichette che ti hanno chiesto o la tipologia di vino che ti hanno chiesto di più? Mi chiedono moltissimo, almeno oggi, tanto metodo classico. Metodo classico particolare, con vitigni fuori dall'ordinario o dal conosciuto. Sì, dal conosciuto, diciamo, quindi, non lo so, regioni come la Valle d'Aosta, come la Puglia, mi hanno chiesto anche, non so, le cose più particolari tipo le Marche, il Verdicchio, ovviamente sono sempre stati richiesti tantissimo il Trento DOC, il Franciacorta, l'Oltre Pau Pavese, moltissimo, però tanti volevano la chicca diversa, assaggiare qualcosa di diverso. La FISAR è sempre presente qui a Merano ed è bellissimo questo, no? Bello, è bella l'esperienza, è bello anche il clima che si crea, è bello lavorare in questa maniera e riuscire a dare un contributo comunque come associazione anche. Siamo in chiusura, come potete vedere dietro di noi stanno uscendo e si sta animando la Red Wave di Merano Wine Festival. Da adesso in poi altre iniziative, altre degustazioni e altri eventi si svolgeranno nel fuori salone del Merano Wine Festival sulla Red Wave, cioè su questo enorme tappeto rosso che passa attraverso questa meravigliosa cittadina. Beh, un po' ci mancava, però è bello, Merano è bello tutta questa gente, tutta questa vitalità, tutto questo entusiasmo è sempre bello. Quindi noi per adesso vi salutiamo, non vi dimenticate di noi, seguiteci sui nostri social, su tutti i canali streaming. La Tenda TV e Sorseggiando per adesso vi salutano, ringrazio Federico Campo Dall'Orto e Ilaria per il supporto e la sopportazione. Alla prossima, seguitemi perché Merano Wine Festival non è finito.